Non solo incidenti sulla neve tra i ghiacciai per il soccorso alpino, anche l'estate è un periodo di grande attività. Il nostro inviato Matteo Parlato ha trascorso una giornata con gli operatori dell'Alto Adige, tra chiamate d'emergenza e qualche blef. Vediamo. In montagna, sia l'alpinista esperto come l'escursionista della domenica sono tutti a rischio incidenti e anche in questo campo c'è una statistica. Le cause più ricorrenti sono i banali soccorsi sui sentieri dove gli escursionisti scivolano sulla ghiaia o sul sentiero bagnato. Secondo lei, dottore, di che si tratta? Probabilmente una frattura tibia perone scivolata sul sentiero bagnato e ha un'instabilità della caviglia. Adesso in ospedale con le lastre, con valutazioni radiologiche, capiranno meglio che cos'ha. Quello che sta aumentando invece è gli infarti, cioè gente che non è allenata sufficientemente e va in quota. Poi purtroppo anche sempre più si va a prendere degli illesi. Andiamo in Val Aurina, c'è una reazione allergica di un signore che è stato punto in bocca da un'ape o da una vespa. Questa signora poi alla fine non ha avuto una reazione allergica, però dopo è abbastanza facile decidere. Chi invece in centrale deve decidere prima spesso ha difficoltà e quindi c'è il principio della precauzione.